Mancano 5 mesi e un giorno alle regionali e iniziano a comporsi le liste che sostengono i rispettivi candidati. A Francavilla questa mattina è stata ufficializzata la posizione di Antonio Luciani, che era stata anticipata nei giorni scorsi sulle pagine del quotidiano Il Centro. Io sto con Marsilio, un'affermazione decisa importante, pur avendo una storia da civico ma di centrosinistra. Sì, ci tengo a dire che il rapporto con il presidente Marsilio non è che è iniziato nell'ultima settimana, c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca. Certo ci sono state anche critiche nei suoi confronti da parte mia, ma in maniera molto serena ne abbiamo discusso. Quelle critiche non me le rimangio, d'altronde io metto a disposizione la mia esperienza e se voglio cercare fortemente questo nuovo percorso è per apportare quello che ho da dare. Quello che ho da dare lo sanno bene i cittadini di Francavilla, mi hanno visto amministrare per 10 anni, certo avrò commesso tanti errori, ma insomma i più mi chiedono di continuare nel mio percorso perché hanno apprezzato quello che ho fatto. Si sente un civico puro? Sono un civico puro in questo momento, spesso amo ripetere che la differenza non la fanno i simboli ma la fanno le persone. Ecco, io metto umilmente a disposizione la mia persona per un nuovo percorso e poi quello che verrà prenderò. E sulle candidature per Terenzio Rucci, coordinatore della lista Marsilio Presidente, vale la regola della scelta che non si basa solo sui numeri. La lista Marsilio Presidente è fatta soltanto di persone, aggiungerei, di persone per bene che hanno acquisito delle esperienze, capacità e che oggi vogliono restituire alla collettività abruzzese tutto ciò che nel loro bagaglio portano con sé. E quindi, siccome siamo pronti a vincere per il secondo mandato con Marco Marsilio, vogliamo dotare una maggioranza anche di persone che vengono da esperienze differenti da quelle che hanno caratterizzato la prima edizione del governo Marsilio a livello regionale.